Noi abbiamo convocato questa conferenza stampa qui davanti alla Ital Cuscinetti perché purtroppo questa azienda ha utilizzato uno strumento che è quello del licenziamento su una persona che è un dipendente di questa azienda, che è stato dipendente di questa azienda per 16 anni, che guarda caso era il delegato sindacale di questa azienda. Un licenziamento a nostro avviso assolutamente strumentale, motivato da un presunto utilizzo non corretto di permessi legge 104 che il lavoratore ha fruito per assistere un familiare purtroppo affetto da una patologia e quindi sicuramente sono permessi che chiunque vorrebbe evitare di avere. A nostro avviso ci sono tutti gli elementi per ritenere che l'azienda abbia fatto appositamente seguire il nostro delegato sindacale nell'utilizzo di questi permessi legge 104 che sono stati utilizzati invece nella massima correttezza e per prestare assistenza a un familiare che ne aveva bisogno. Noi crediamo che questo sia semplicemente un attacco diretto al delegato sindacale, un attacco diretto a tutta l'organizzazione sindacale. Un messaggio che l'azienda prova a dare all'organizzazione sindacale per provare a dire voi qui dentro non siete i benvenuti. Bene, noi vorremmo dire a Ital Cuscinetti che noi in Ital Cuscinetti ci siamo perché ce lo consente la Costituzione italiana. Ci siamo perché ci sono dei lavoratori che sono nostri iscritti, che hanno diritto ad essere assistiti dall'organizzazione sindacale e hanno diritto ad avere un rappresentante sindacale aziendale. Vogliamo dire all'azienda che noi non ci facciamo intimidire. Questa mattina abbiamo chiesto al direttore del personale di Ital Cuscinetti, essendo presenti in presidio questa mattina, se avessero voluto incontrarci per provare a capire il perché hanno fatto questo atto e per provare a ragionare con loro se c'era una disponibilità a rivedere la loro posizione. Nemmeno si sono degnati di incontrarci, nemmeno si sono degnati di venire a parlare con il lavoratore che per 16 anni ha prestato la sua attività all'interno di questa azienda. Ebbene, cara Ital Cuscinetti, noi questo atteggiamento non possiamo accettarlo, non lo tolleriamo. Questa mattina siamo qui, ma non finisce qui. E se non ritirerete il licenziamento, ovviamente continueremo ad andare avanti attraverso tutti i canali che abbiamo e utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a tutela di Mirko, a tutela del nostro delegato sindacale, a tutela del diritto dei lavoratori di Ital Cuscinetti ad avere una rappresentanza sindacale in azienda.